La manifestazione è stata ovviamente una iniziativa del Sor Optimist, in quanto noi abbiamo un progetto nazionale che si chiama Si Forma, che mira a, a mettere in evidenza quello che sono le professionalità future delle giovani ragazze. E in questo contesto, quindi in questo istituto che si interessa ovviamente di produrre artigianato per il Made in Italy, quindi moda, abbiamo la possibilità di, abbiamo avuto la possibilità di collaborare proprio perché si poteva rientrare nelle finalità del club. Di conseguenza questa manifestazione serve proprio, si dice proprio motivazionale, perché vogliamo far sì che grazie all'esperienza delle stiliste ormai diciamo affermate sul territorio, le giovani ragazze che approcceranno questa professione in futuro, che stanno studiando in questo istituto, avranno la possibilità di poter avere delle ispirazioni migliori per poter approcciare la loro professione futura. Il Sor Optimist International Club è un club costituito da donne che mirano allo sviluppo e all'integrazione delle donne a livello internazionale. Quindi il club di Grottaglie, in questo caso, determina, quindi ha questa funzione sul territorio, nella provincia di Taranto e anche oltre. Sor Optimist International è un'associazione di donne di elevata qualificazione professionale e mira a far emergere la donna in tutte le sue sfumature, dall'istruzione, spazia in tante professioni, cerca di far emergere per aiutarle a diventare delle leader in campo anche internazionale. Questo è il Sor Optimist. E poi in campo nazionale, quello ho detto in campo internazionale, in quello nazionale invece abbiamo un progetto Donne e Lavoro. Quindi seguiamo le linee guida della Presidente, che ha voluto questo. Donne e Lavoro si innesta in un progetto Si Forma, ecco, questo progetto Si Forma, tendente a valorizzare le donne giovani emergenti, a cercare un ruolo nella loro attività futura, no? Qualsiasi attività che vogliano intraprendere. Poi anche consolida, cerca di aiutare anche le donne già radicate nel territorio, giovani imprenditrici, ed è questo che noi stasera vogliamo dire, non lanciare un messaggio appunto alle giovani studentesse di questa scuola, perché affinché possano cercare di trovare qualcosa che li possa aiutare ad emergere nel campo del lavoro. Prego la socia Milla Rosa Neulander di avvicinarsi per la lettura delle finalità. Grazie. Etica e finalità dell'associazione Sor Optimist International. Il Sor Optimist International è un'associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale che opera attraverso azioni concrete per la promozione dei diritti umani, l'avanzamento della condizione femminile e l'accettazione delle diversità. Appartenendo a categorie professionali diverse, fra loro le socie favoriscono un'ampia e
diversificata circolazione di idee che permette la creazione di progetti e di servizi efficaci. Valori etici, i diritti umani per tutti, la pace nel mondo e il buon volere internazionale, il potenziale delle donne, la trasparenza e il sistema democratico delle decisioni, il volontariato, l'accettazione delle diversità e l'amicizia. Mission, attraverso le azioni concrete, promozione dei diritti umani, promozione e sostegno all'avanzamento della condizione femminile, accettazione delle diversità e creazione di opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle soci e la cooperazione internazionale. E siamo venuti qui per far vedere che e dimostrare ai giovani talenti che c'è possibilità, anzi c'è tanta possibilità di entrare a far parte del mondo della moda. Qui in particolare alla Giovanni Falcone c'è il settore proprio moda, dove le ragazze sperano insomma di affermarsi o perlomeno entrare anche a far parte in un angolino, ecco, di questo nostro mondo, anche perché questo campo è veramente vasto e c'è tanta possibilità di lavoro. Io lavoro sono più di 20 anni che mi occupo di questo settore, sono anche rappresentante del comitato provinciale proprio del settore moda con anche altri enti pubbliche e anche private. Mi occupo delle alternanze scuola-lavoro, mi occupo di formare appunto, ecco, queste ragazze, questi ragazzi che vogliono affacciarsi al mondo sempre della moda e soprattutto nella modellistica e nella sartoria. E sono qui stasera invece in rappresentanza del mio marchio Fani Atelier. E Fani Atelier è ormai un marchio affermato nel campo internazionale e stasera sono veramente lieta comunque di dare un mio piccolo contributo a questa grande iniziativa. Grazie. E adesso, visto che il sindaco non c'è per motivi istituzionali, abbiamo comunque il rappresentante del comune di Sava nella persona dell'assessore alla cultura Salverdiana Toma, che prego di accomodarsi. Ecco. Buonasera a tutti, ringrazio quanti intervenuti. Porto i saluti dell'amministrazione comunale nella persona del sindaco e degli altri assessori. Il sindaco purtroppo ha avuto altri impegni istituzionali, ma vi saluta calorosamente. Io sono veramente molto molto soddisfatta e felice nell'avere qui l'associazione Soroptimist International in una cornice prettamente coadeguata. Questa sera saremo ben lieti di ospitare una sfilata i cui oggetti sono stati realizzati dalle professionalità locali, e quale miglior cornice, quale miglior luogo se non l'ITIS Falcone del prete Falcone di Sava ad ospitare. Quindi ringrazio veramente nella persona della presidentessa Liuzzi, il padrone di casa, il preside Alessandro Pagano, e l'appoggio fornito da Confindustria nella persona del signor Salvatore Toma. Ringrazio tutti voi per la calorosa partecipazione e auguro a tutti una buona serata. Ma la proposta di Soroptimist di avere una serata con delle imprenditrici è stata subito colta dall'istituto, perché noi abbiamo un percorso di moda e quindi far conoscere alle nostre allieve e ai nostri allievi i percorsi che hanno portato anche al successo alcune imprenditrici locali era un'opportunità da cogliere. Allora cedo il microfono al preside della scuola dell'istituto comprensivo. Grazie a tutti voi per essere presenti. Quando l'associazione Soroptimist di Grottaglie ci ha chiesto di rendere disponibile la struttura per questa serata, è stato facilissimo dire di sì. Noi nasciamo da
da poco, perché da giugno dell'anno scorso abbiamo deciso di collaborare insieme, sia nella vita, stiamo insieme, ma sia anche nell'ambito lavorativo. Allora, io disegno e lui cerca di modificare quello dove io non sono andata bene a semplificare le cose, ci sta lui, e lui cuce tutti gli abiti. La nostra azienda è ancora all'inizio, speriamo di farci conoscere più possibile. Per adesso noi facciamo tutti i mercatini nella zona della Puglia, infatti abbiamo il nostro trend che si chiama Handmade Elites, e niente, non lo so, vuoi aggiungere qualcos'altro tu? No, va bene. La difficoltà che io per cucire è, a volte se non so una cosa, domo è giorno dopo riesco a fare quello che voglio fare. Quello è una cosa che so, perché se è una difficoltà oggi, se dormo sulla notte, riesco a pensare quello che devo fare alla mattina. Quanti abiti abbiamo fatto? Sei, però c'è una sorpresa, abbiamo due bambine che vestiranno i nostri abiti. E poi c'è una mamma insieme alle sue bambine che si è prestata a questo gioco. E poi abbiamo il finale con un vestito tipico africano, che diciamo è un trend nuovo che sta andando adesso. Ultimamente nelle nostre boutique si sta iniziando a vedere questo tipo di abito. Mi chiederete, ma come mai? Sì, perché l'uomo ogni tanto mette la gonna. Ma noi abbiamo patrocinato con molto piacere questa iniziativa, tutto ciò che è moda ci riguarda, la moda è arte, noi siamo sempre vicini a queste iniziative come Confindustria, ne stiamo portando avanti diverse sul territorio. Sicuramente in questo momento abbiamo l'opportunità oggi di vedere appunto delle giovani promesse ancora che studiano in questo istituto, che si esibiranno, che sfileranno insieme a gente che ha già degli atelier. Ma la moda in Italia è la seconda economia, quindi è un campo molto importante, e quindi bisogna far prendere coscienza ai giovani. Sono qui perché da pochi mesi faccio parte del club del Soroptimist e insieme alle socie abbiamo deciso di fare questo evento motivazionale. Voglio essere io insieme alle mie colleghe un esempio di imprenditorialità femminile. Fare l'imprenditrice essendo donne al sud si può, e io ne sono l'esempio. Al momento 14, il mio stile è elegante e trasgressivo allo stesso modo, lo vedrete tra un po' in passerella. Io lavoro artigianalmente, quindi i miei abiti sono unici ed esclusivi. Da cerimonia, vesto sì, la cerimonia.